Salve a tutti amici di guidefacili.eu. Oggi spiegheremo come montare su una scheda madre con socket AM4 la CPU. Abbiamo preso due componenti entry level, una scheda madre Asus, di cui c'è un unboxing appunto nel nostro canale, la Prime A320MK e una CPU entry level Lantern AM4 200GE con scheda grafica Vega incorporata. Andiamo a vedere quindi appunto come si monta. La guida è valida anche per i Ryzen. Prima cosa, spostiamo quindi la linguetta. Per montare la CPU dobbiamo accertarci che sia messa praticamente in corrispondenza di un piccolo triangolino. Ora non so se si vede bene, il triangolino è qua, perché altrimenti rischieremmo di rompere i pin. Il triangolino deve corrispondere col processore proprio in questo punto. Non so se ora riesco a farvelo vedere bene. Ecco, questo qui è il triangolino. Lo andiamo a montare sopra. Ecco, vedete, è entrato. E poi abbassiamo la linguetta. Abbiamo appena montato la CPU. Se andiamo a montare il dissipatore in dotazione, già abbiamo anche la pasta termoconduttiva messa, altrimenti dobbiamo metterla noi. Come montarlo quindi? E allora inseriamolo quindi all'interno, inseriamolo appoggiandolo sul processore e, come per i precedenti M3, facciamo quindi combaciare queste linguette, sarebbero queste qua, vedete, giriamo. Naturalmente appoggiatevi, io per fare il video sto tentando di tenerla in mano, è un po' errata. Come abbassiamo, vedete, la levetta. Ecco, ora è agganciata sia da un lato che dall'altro lato e chiudiamo con un po' di forza la linguetta. La CPU è montata. Successivamente andiamo a collegare il connettore nell'apposito spinotto adatto. In questo caso questa scheda madre ce l'ha qua, ma è sufficiente leggere, se si riesce a vedere, CPU fan. Abbiamo montato quindi il processore nella scheda madre. Come andiamo a montare la RAM? Semplicissimo. Allarghiamo una linguetta, vediamo un po' il verso della RAM come va montata, la inseriamo delicatamente. E poi premiamo e chiudiamo. Se ne abbiamo più di una, possiamo appunto ripetere l'operazione che abbiamo fatto. Questo è appunto come montare una CPU di socket AM4 direttamente nella scheda madre. Avremo un tutorial di come assemblare un PC di sana pianta. A presto amici, mettete un like, iscrivetevi al canale e buon divertimento da guidefacili.eu. Ciao, alla prossima!